Un cammino di comunione con il Cristo sofferente, perché in lui ha riconosciuto il Dio dell'Antico Testamento, il Dio che Cristo ci ha indicato come Padre, Dio che a volte proprio attraverso la croce manifesta la sua presenza. E chi ha avuto la possibilità di conoscere Padre Pio, di venire da lui, di confessarsi, di assistere alla sua Eucaristia, alla sua messa, ecco, ha fatto esperienza di Dio. Di un Dio che non è nella forza umana o non è nella mentalità dell'uomo che si rivela a noi, ma nella debolezza della croce, nella debolezza addirittura della sofferenza, perché è lì che manifesta tutto il suo amore e la sua misericordia. Invochiamo allora l'intercessione di Padre Pio, perché questi giorni che ci avvicinano sempre di più alla Pasqua e poi soprattutto la celebrazione della Pasqua sia anche per noi un momento forte di conversione, di ritorno a quella fede autentica che, contemplando nella croce di Cristo, la croce come segno di salvezza, possiamo effettivamente vivere la Pasqua come un momento per riconciliarci con Dio, per ritornare a Lui e per ridire ancora una volta che noi crediamo e crediamo con tutto il nostro cuore, con tutta la nostra vita, perché noi amiamo Dio, amiamo il prossimo con tutto noi stessi. Sia lodato Gesù Cristo.